Allora, buon pomeriggio. Parto dal tema oggetto della giornata di lavoro di oggi, per cui era convocata la conferenza stampa, ovviamente, su cui mi auguro ci sarà ampio spazio sull'informazione di domani, che sono i comitati per l'ordine e la sicurezza che abbiamo convocato fra oggi e domani in maniera straordinaria, oggi relativi alla situazione in Calabria e in Puglia e domani in Campania e in Sicilia. C'era il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Rao, c'erano i procuratori Gratteri e Bombardieri per quello che riguarda la Calabria, abbiamo raccolto spunti di lavoro assolutamente utili. Da parte del procuratore Gratteri l'appello a recuperare uomini delle forze dell'ordine tagliando le scorte, e su questo devo dire che siamo in perfetta sintonia, perché penso di poter ufficializzare per settimana prossima, quindi per i primi giorni di luglio, i nuovi criteri di assegnazione delle scorte, che ovviamente non saranno dettati da valutazioni soggettive, ma evidentemente da valutazioni oggettive di aggiornamento della situazione di rischio presente o non più presente. Sottolineo che dall'anno scorso ad oggi, in maniera silenziosa, grazie al lavoro delle commissioni e delle prefetture, dei nuclei di valutazione, abbiamo già recuperato più di 200 uomini delle forze dell'ordine al giorno che non fanno più servizio di scorta, eliminando circa una cinquantina di servizi di scorta che non avevano più senso di esistere. Non faccio nomi e cognomi degli interessati, ovviamente, ma sono commissioni tecniche che valutano il rischio di questa e quella personalità, che in alcuni casi può essere cresciuto e quindi può aumentare il livello di scorta, che ricordo essere su 4 gradi, 4, 3, 2, 1, a seconda del livello di rischio, o può non essere più sussistente. Quindi dal 1 giugno dell'anno scorso al 1 giugno di quest'anno abbiamo recuperato circa 200 uomini di polizia, carabinieri, esercito e finanza che non fanno più da taxisti o da badanti per personalità che non corrono più alcun rischio. Il nuovo documento che è alla mia firma darà indicazioni, ripeto, alle strutture tecniche, quindi per intenderci non c'è il togli la scorta a Tizio o a Caio, però le strutture tecniche aggiorneranno il grado di rischio di questa o quella personalità, aggiungendo personale o togliendo personale, e questo è in linea con quello che ci veniva richiesto oggi dal procuratore Gratteri, ad esempio. Un altro numero che mi ha assolutamente stupito e allarmato, su cui ragionare e lavorare, per quello che riguarda le carenze dell'organico del settore giustizia, ovviamente ne farò partecipe il collega Bonafede, è che solo in Calabria ci sono 722 richieste di custodia cautelare inevase da alcuni anni. Cioè ci sono 722 richieste di arresto che per mancanza di personale nei tribunali, GIP e via dicendo, sono lettera morta, e quindi in alcuni casi poi non diventeranno mai un fermo, perché evidentemente se c'è una richiesta di custodia cautelare che giace da 3 anni, dopo 3 anni è possibile che sia anche venuto meno il motivo per cui c'è. Però è impensabile che in una regione complicata, bella, ma aggredita dal crimine come la Calabria ci siano centinaia di ndranghetisti a spasso, perché non c'è abbastanza personale giudiziario per passare dalle parole ai fatti. Particolare attenzione ai porti di Reggio Calabria e Gioia Tauro. Oggi è la giornata mondiale del contrasto alle droghe, perché sono due dei principali punti di arrivo di droghe di ogni genere che poi arrivano in tutta Italia e in tutto il resto del continente europeo. Comunque abbiamo aumentato uomini e mezzi in tutte le province calabresi, così come in tutte le province pugliesi, ed è l'altro dossier che abbiamo seguito. Anche qua problemi con la Sacra Corona Unita nel sud Puglia, che è diviso criminalmente in due, sud e Salento controllato dalla Sacra Corona Unita, Bari e Foggia che invece sono in mano ai clan più vicini alle modalità della Camorra. Ringrazio le forze dell'ordine che comunque fra ieri e oggi hanno portato all'arresto di
126 camorristi in tutta Italia e all'estero oggi e di 16 ndranghetisti in tutta Italia ieri. Sono arrivati anche alcuni suggerimenti normativi che cercheremo di inserire al volo nel decreto sicurezza bis, suggerito appunto dagli inquirenti e dai magistrati oggi. Uno è quello che riguarda la possibilità di estendere i fermi per reati di associazione mafiosa, visto che le richieste di custodia cautelare rimangono lettera morta per anni, poter procedere subito al fermo, e vediamo di inserire un emendamento suggerito dal procuratore nazionale antimafia, su cui penso che l'intero Parlamento possa essere d'accordo, nel decreto sicurezza che comincerà il suo iter nel mese di luglio alla Camera dei Deputati. Quindi sono 4-5 parole che potrebbero essere di aiuto sostanziale alla magistratura e alle forze dell'ordine in Calabria, e non solo in Calabria. E poi ci sono alcuni provvedimenti su cui sta lavorando, e lo ringrazio, il direttore dell'amministrazione penitenziaria Basentini, di cui ragionerò col collega Bonafede, visto che la competenza ovviamente è sua. Però si segnala negli ultimi anni un pericoloso riavvicinamento a casa di troppi mafiosi nelle province di provenienza, che ovviamente non è sano. Avere troppi mafiosi palermitani in carcere a Palermo, troppi camorristi napoletani in carcere a Napoli non è esattamente un'idea brillante, e quindi so che il presidente Basentini sta lavorando per riallocare e allontanare queste fattispecie. Sempre oggi fra i due comitati, fra Calabria e Puglia, ce n'è stato uno per aggiornare l'operazione Strade Sicure, che prevede una forza di 515 militari in più in servizio fino al prossimo 31 dicembre, per complessivi 7.565 militari che sono coinvolti nell'operazione Strade Sicure. Se ne sono aggiunti 15 sull'isola di Ischia per esigenze connesse al sisma e altri 500 specificamente destinati alla gestione della sicurezza per le Universiadi a Napoli 2019, che è uno sforzo non indifferente, che però Napoli e la Campania e soprattutto gli sportivi collegati meritano assolutamente. Questi i provvedimenti su cui abbiamo lavorato oggi, e domani identico sforzo sarà dedicato alla Campania e alla Sicilia. Ho trovato modo stamattina di incontrare il collega ministro degli interni libico per farmi garante a nome del governo italiano del fatto che torneremo protagonisti del processo di stabilizzazione dopo il tentato e fallito blitz di Haftar di aggressione a Tripoli. Ho sentito anche il presidente albanese, perché domenica si rischia grosso in Albania, perché c'è questo scontro che rischia di sfociare in scontro civile, come ahimè si è visto anche nelle ultime settimane. Sono state convocate elezioni amministrative dal Presidente del Consiglio, sconvocate dal Presidente della Repubblica, si sono ritirati i partiti dell'opposizione, partecipa solo il Partito Socialista al governo, e sto cercando di comunicare con entrambe le parti in contrapposizione per evitare uno scontro, perché l'Albania ovviamente è partner culturale, economico, commerciale, italiano, ma non solo. Vi ricorderete, a proposito di immigrazione, e qua arrivo alla fine del dossier, le scene dei primi anni 90, ecco, non vorrei tornare, abbiamo già abbastanza problemi con altri senza andare a scoprire altri fronti. Quando parlo di problemi con altri, parlo anche della frontiera est col Friuli Venezia Giulia. Stamattina ho sentito il presidente Fedriga, si parla sempre di numeri ridotti, per carità di Dio, rispetto al passato, però c'è segnale di riapertura della rotta balcanica via terra. Ci saranno pattugliamenti misti fra polizia italiana e polizia slovena a partire dal 1 luglio, quindi la settimana prossima, per intercettare in territorio sloveno questi migrati clandestini che entrano attraverso i 232 chilometri di frontiera a est. Se non fosse sufficiente, il presidente del Friuli probabilmente si farà portavoce presso il governo di chiedere una sospensione di Schengen, visto che la Slovenia è paese membro, per controllare con maggiore efficacia entrate e uscite, e poi
Ripeto, un conto è controllare la frontiera via mare, un conto è controllare la frontiera via terra. Contiamo che il pattugliamento misto dia i suoi frutti, altrimenti, se il problema non si dovesse interrompere, a mali estremi, estremi rimedi, ci sono esempi in Europa di controllo fisico di frontiere terrestri, organizzati, allestiti e costruiti da alcuni governi membri dell'Unione Europea. Spero di non essere costretto ad arrivare a tanto, però se non si riuscisse con le vie diplomatiche a interrompere il flusso di ingresso via terra alle frontiere orientali, non escludiamo nessun tipo di altro intervento permesso dalla normativa vigente, compreso quello di barriere fisiche, giusto per intenderci. Sul caso immigrazione, visto che immagino ci sarà qualche domanda alla fine, mi auguro che le prime siano su Calabria, Puglia e state sicure, però se qualcuno avesse altre curiosità, i numeri aggiornati da giornalista per i giornalisti, visto che i numeri sono importanti ad oggi, dicono che a proposito di sbarchi della rotta mediterranea, quest'anno siamo a fermi fortunatamente a 2.456 rispetto ai 16.438 dell'anno precedente e ai 73.000 dell'anno precedente ancora, quindi è chiaro che 73.000, 16.000, 2.000 è una drastica riduzione. Appunto per questo non bisogna dare segnali di cedimento, appunto per questo il caso Sea-Watch non va a cambiare il computo numerico, ma non accetto che sia un'associazione di fuorilegge stranieri a dettare le regole dell'immigrazione in Italia. Potrebbe essere anche uno l'ospite a bordo di quella nave, è già in corso non in uno ma in due reati, e siccome in acque territoriali italiane contro la legge, perché l'iniziativa firmata non solo dal Ministro dell'Interno che vi parla, ma anche dal Ministro della Difesa e dal Ministro delle Infrastrutture, è datata 15 giugno 2019 e negava l'ingresso, il transito e la sosta nelle acque territoriali, quindi la prima contravvenzione è questa, la seconda reiterata è di oggi con i numerosi rifiuti di adempiere all'ALT della Guardia di Finanza. È come uno che non si ferma a un blocco stradale, quindi se non ti fermi a un blocco stradale imposto con l'ALT, imposto dai carabinieri o dalla polizia, va incontro evidentemente a delle sanzioni, né più né meno questa è la fattispecie. Quindi la domanda prima che mi pongo è: siccome mi sembra che ci sia un'evidente flagranza di reato, non spetta a me e rispetto alle autorità indipendenti, che cosa aspetti qualcuno a emettere un ordine di arresto? Poi anche qua non spetta al Ministro dell'Interno, io non sto chiedendo niente, sto riflettendo da cittadino italiano, se qualcuno non stasera non si ferma alla paletta dei carabinieri sul grande raccordo anulare, evidentemente viene fermato e arrestato. Mi domando perché non ci sia identico intervento da parte di chi di dovere per qualcuno che è evidentemente, coscienziosamente e reiteratamente al di fuori della legge. Questa è una nave fuori legge, è una nave pirata, punto. Altro paio di mani che è il menefreghismo del governo olandese, e questo lo faremo pesare ai tavoli europei, perché io sono stufo che l'Italia venga trattata come un paese di serie B sotto perenne infrazione, sotto richiesta di genuflessione, di precarietà a vita. È come se ci fosse una nave battente bandiera italiana al di fuori del porto di Rotterdam che se ne fotte di quelle che sono le prescrizioni delle autorità olandesi, della Guardia di Finanza, della Marina, della Capitaneria di Porto, entra dritta in porto a Rotterdam. Immaginatevi quale sarebbe la reazione del governo olandese. Immaginatevi una nave illegale che entra in un porto australiano. Che fine fa? Non penso che faccia una bella fine. E quindi non si capisce perché in Italia invece per qualcuno tutto sia concesso. Ho letto che c'è
una carovana di parlamentari del Partito Democratico che sta andando a far turismo a Lampedusa con le bandierine, ma veramente siamo su scherzi a parte, siamo un paese che per una parte politica non ha leggi, non ha confini, non ha regole, non ha dignità, non ha rispetto. Io non appalto la sicurezza del mio paese a delle ONG di fuorilegge, molto, e che si vantano di essere fuorilegge, perché io leggevo nei giorni scorsi con stupore che questa comandante di questa nave è lì perché è nata bianca, ricca e tedesca. E non è che tutti quelli che nascono bianchi, ricchi e tedeschi devono venire a rompere le palle in Italia. Possono fare anche altro nella vita, e se sei nato bianco, ricco e tedesco vai a lavorare, vai a fare volontariato, vai a fare servizio civile, non rompi le palle fuori da Lampedusa. E mi domando io, anche il governo tedesco, come possa permettere il fatto che una dice sono bianca, ricca e tedesca e me ne frego delle leggi italiane. È veramente una questione di principio. E tutti i politici e gli pseudopolitici che sostengono questa illegalità sono complici, sono anti-italiani. Qua non è un problema di Lega, mica Lega, Salvini, mica Salvini, decreto sicurezza. Si tratta di avere a cuore le sorti del nostro paese. I minori stranieri non accompagnati sbarcati sono calati dai 15.000 del 2017 ai 3.500 del 2018 ai 326 di oggi, e quindi pensate a quante vite abbiamo risparmiato. Secondo i dati dell'UNHCR abbiamo più che dimezzato anche i morti e i dispersi nel Mediterraneo, che sono stati, ripeto, secondo i dati dell'UNHCR, quindi opinabili, ma io prendo i dati dell'ONU così almeno sono al di sopra di ogni sospetto, sono stati 5.000 nel 2016, 3.000 nel 2017, 2.277 nel 2018, ad oggi sarebbero 539 a metà anno, quindi fate voi i vostri calcoli, sono un decimo rispetto a quelli di 10 anni fa. Casualmente, non lo collego, però i delitti in Italia, i reati delittuosi sono calati quest'anno rispetto all'anno scorso del 15% e sono 90.000 in meno. Questo è un dato generale, non legato agli sbarchi ovviamente, però questa è la situazione. Per cui ripeto, al momento questa nave è illegalmente, in maniera piratesca e delinquenziale, in vista del porto di Lampedusa. Io continuo a non autorizzare alcun tipo di sbarco. So che il Ministero degli Esteri sta facendo presente tramite l'ambasciatore italiano all'AIA la nostra insoddisfazione per l'indegno comportamento e l'indegno menefreghismo del governo dei Paesi Bassi. L'Unione Europea brilla per il suo nulla, come sempre, si fa viva quando c'è da batter cassa e da parlare di infrazioni. Siamo al 14° giorno in cui una nave olandese di una ONG tedesca è illegalmente in acque internazionali, oggi in acque italiane. Ripeto, se fra mezz'ora mi arriva comunicazione da Bruxelles che si è fatta carico di risolvere il problema oggi, dopo 2 settimane si sono svegliati, oggi hanno detto oibò, c'è un problema, ci pensiamo noi, mi chiamano, o chiamano il Presidente del Consiglio Conte, o chiamano il Ministro degli Esteri, o chiamano chi ritengono loro, sono 42 persone, 21 vanno ad Amsterdam e 21 vanno a Berlino, il capitano viene arrestato e la nave viene sequestrata, finita così, per me non c'è problema. Non vorrei, la chiudo qua e poi rispondo, a mali estremi, estremi rimedi, dover ricorrere a iniziative che vanno contro la normativa europea, come ad esempio quella da oggi in avanti di non identificare più nessun immigrato che sbarca o arriva via terra in Italia, inserendone i dati nella banca dati europea. Se l'Europa continuerà a dimostrare il suo disinteresse, il suo abbandono a se stessa dell'Italia, che ripeto, stando ai dati ha ridotto dell'85% gli sbarchi, però è una questione di principio, una questione di rispetto, di moralità, di buonsenso e di rispetto della legge. Se la legge italiana non verrà rispettata col silenzio complice di un governo europeo come quello olandese e dell'Unione Europea, noi possiamo tranquillamente considerare di non inserire più in banca dati europea nessun dato anagrafico di nessun immigrato arrivato in Italia, in modo tale che chiunque sia libero di andare dove vuole. A questo punto, se ritengono che l'Italia sia terra di nessuno,
a mali estremi e estremi rimedi. Chiunque arrivi in Italia non sarà identificato e sarà libero di andare dove meglio crede, visto che ho sentito qualcuno perfino dire però la ONG ha diritto di venire in Italia perché in Tunisia non si sarebbe trovata bene. E allora i prossimi vanno in Costa Azzurra, gli altri a Mykonos e poi gli altri a Ibiza, visto che comincia la stagione delle feste, così almeno ognuno decide in base all'ONG di provenienza dove far vacanza a degli pseudo rifugiati. Questo è. Quindi non ci mancano iniziative e fantasia per difendere i nostri confini e la sicurezza del nostro paese. Se ci sono domande rispondo volentieri. La prima domanda è di Antonella Palmieri di Agorà. Salve, buonasera Ministro. Buonasera. Allora, due domande. La prima è: quali sono i prossimi passi, quindi adesso relativamente alla Sea-Watch? Resta al largo di Lampedusa? Lei si aspetta che ci siano degli arresti della capitana? Questa è la prima domanda. La seconda è: lei ha parlato di governo olandese menefreghista, ha intenzione di parlare con il suo alleato europeo olandese? Perché faccia pressione sul suo governo? Ma è all'opposizione il mio alleato, quindi non è al governo purtroppo. Il punto è questo: molti dei suoi alleati europei comunque non sono disponibili ad avere una politica diversa dall'attuale in materia di immigrati. Io parlo con i governi, quindi... non parlo con le opposizioni. Parlo col governo olandese a cui ho scritto. Peraltro mi sembra che si siano ancora degnati di rispondere. Non è arrivata... L'educazione prevede che quantomeno uno risponda. Mi puoi rispondere crepa, però rispondimi. Non è arrivata alcuna risposta ufficiale da parte del governo olandese. E sì, io posso parlare con i miei alleati e le opposizioni, che però stanno all'opposizione, quindi... No. Questi migranti suoi... Ma guardi, io parlo con i ministri degli interni. Ho scritto al ministro dell'interno olandese, è lui che si dovrebbe occupare di questa vicenda. Riservatamente ci hanno detto che abbiamo ragione, che però quella nave non sarebbe autorizzata al soccorso. Peggio sto. Se tu come paese dai la bandiera del tuo paese a una nave che fa illegalmente in acque dove non dovrebbe essere un'operazione che non è titolata a fare, e allora gli ritiri la bandiera. Però non posso mica farlo io. Cosa faccio? Io la mia competenza è di dare un porto di sbarco che io non do. Non spetta a me decidere se ci sono stati commessi dei reati. Constato, come qualche milione di italiani che sta seguendo la vicenda, che si è contravvenuta a un'indicazione non di uno ma di tre ministri, e che si è disubbidito non una ma più volte a delle indicazioni della Guardia di Finanza, che è Polizia Marittima. Quindi più di così non so che cosa. Mi risulta che ci sia una riflessione in corso, ripeto, però io rispetto talmente il lavoro delle procure che non spetta a me dare giudizi. Col decreto sicurezza bis che è vigente, è una questione che riguarda anche la direzione antimafia, quindi Palermo direttamente, visto che siamo in acque siciliane. Mi sembra che sia palese la volontà espressa anche pubblicamente di violare le leggi, e quindi se uno viola una legge e non si ferma all'alte della polizia dei carabinieri, in un paese normale viene arrestato, la nave viene sequestrata e ovviamente vuota viene messa in condizioni di non nuocere ulteriormente. Però noi abbiamo portato pazienza, abbiamo raggiunto i risultati che numericamente vi ho enunciato prima, con una politica di serietà, di rigore, che garantisce totalmente i diritti ai rifugiati veri. Ci tengo a sottolineare questo: nella politica delle ammucchiate precedenti spesso e volentieri c'erano rifugiati veri che non avevano assistenza perché i posti erano portati via da rifugiati finti. Adesso i rifugiati veri hanno tutti i crismi che spettano loro. I rifugiati finti no, ripeto, no, sicuramente non sono questi 42 che cambiano i destini del mondo, ma è un fattore di principio, è una questione di principio. C'è una legge, disapplicare una legge è grave. E ripeto, io invito i parlamentari di sinistra che stanno andando a fare il weekend a Lampedusa, spero che mangino e dormano bene, a pensare a cosa una nave fuori legge potrebbe subire nelle acque americane o nelle acque australiane.
ognuno si faccia una domanda e si dia una risposta. Secondo lui le autorità americane o quelle australiane sarebbero lì a trattare con un capitano di una ONG straniera, ma questi sarebbero già tutti in galera da giorni e gli immigrati sarebbero stati riaccompagnati a casa da giorni, quindi è veramente surreale. Mi spiace che ci siano degli italiani che si comportano da anti-italiani. Tutto qua. Non ci sono altre domande? Siamo stati molto chiari. Grazie a tutti.